chiedo scusa, ma sono in corso delle votazioni alla Camera, quindi diciamo la mia assenza potrebbe essere vista giustamente come un'assenza colpevole. Quindi intanto vi ringrazio dell'invito di essere qui, è un grande onore. Mi avrebbe fatto molto piacere sentire il professor Villari, è stato uno dei miei miti dai tempi del liceo, quindi io credo di tutti. Quindi tutti noi abbiamo avuto a che fare con i libri e con i suoi insegnamenti. E credo che diciamo, la vera rivoluzione sanitaria che è stata fatta in questo paese è stata fatta prima di tutto con la Costituzione e poi con la 833. Prima di tutto con la Costituzione e poi secondariamente negli anni 70, che sono stati anni importantissimi per quanto riguarda le conquiste sociali, con la 833. Parto dalla Costituzione perché la Costituzione dice che lo Stato, articolo 32, tutela la salute degli individui, non dei cittadini, degli individui. Attenzione, è un elemento importantissimo, come diritto fondamentale. Voi sapete quante volte compare la parola fondamentale nella Carta Costituzionale? Una volta sola, all'articolo 32. È come dire che le madri e i padri costituenti avevano chiarissimo che il diritto dei diritti è il diritto alla salute e va assolutamente garantito. Questa è una pietra miliare di cui ci si dimentica sempre e di cui si fa fatica a capire che tutto ciò che noi spendiamo in salute non è un costo ma è un investimento. Questo, se siamo d'accordo su questo, deriva tutto il resto. Deriva tutto il resto, deriva il fatto che la spesa sanitaria non dovrebbe far parte del patto di stabilità, non dovrebbe essere definita nell'ambito dell'equilibrio di bilancio dalla stessa Carta Costituzionale. Questo è l'elemento da cui si dovrebbe partire. Quindi i finanziamenti in sanità sono essenziali e vanno garantiti in maniera consistente. E purtroppo in Italia negli ultimi 20 anni circa si è assistito, se governava il centrodestra, a un'ipotesi di privatizzazione scaltra e selvaggia. L'abbiamo visto con il modello lombardo, per esempio. Se governava il centrosinistra, il centrosinistra è entrato nella logica del contenimento dei costi. Quindi destra privatizzazione, sinistra contenimento dei costi, il risultato è stato lo stesso. Grosso modo 40 miliardi in meno, che è un credito che il Servizio Sanitario Nazionale ha nei confronti dello Stato. Forse se parlo senza microfono ci sta che vada meglio, proviamo. Due microfoni va bene. Quindi diciamo la sanità pubblica avanza, ha un credito dai 37 ai 40 miliardi negli ultimi 20 anni. Questo è un dato fondamentale. Si è parlato di aspettative di vita differenziate a causa dell'autonomia differenziata. Ora non entro nel tema dell'autonomia differenziata, che dal mio punto di vista è una secessione vera e propria, non è altro. Quindi togliamoci subito il dubbio da questo punto di vista. Tutto il sistema che ha inseguito la politica della Lega su questo tema è colpevole. È colpevole tutto il sistema, di nuovo, sia destra che sinistra in questo senso.
Ma non è una critica ideologica quella che sto facendo, attenzione, è un dato di fatto. Il sistema si è riorientato in quella logica, nel seguire il consenso laddove sembrava che dovesse essere da utilizzare in qualche modo. Detto questo, una cosa che manca sempre e su cui noi dobbiamo fare i conti, perché nessuno ne parla e se ne parla sempre meno, è un altro punto centrale, è quello della prevenzione. Guardate, è una cosa di cui si fa una fatica immensa a parlare, perché la prevenzione, se paga, paga dopo 10-20 anni che la fai. E i politici hanno bisogno di fare le loro passerelle sulle emergenze. E i dottori hanno bisogno di guadagnare sulle malattie croniche. Io sono un dottore, quindi lo dico anche come se vuoi. Ma va benissimo, se vorrà intervenire molto volentieri, poi magari se non riesco a sentirla le lascio il mio numero, non ci sono assolutamente difficoltà, assolutamente, assolutamente. Sapete qual è la causa più importante di cattiva salute? La causa più importante di cattiva salute, monitorata da tutte le agenzie scientifiche mondiali, è la povertà. È scontato, lo so, ma non si dice, non si racconta questo. Quindi una delle prime cose che il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe prendere in considerazione è il contrasto alla povertà. La lotta alla povertà è una cosa importantissima, perché laddove c'è povertà ci sono stili di vita più a rischio, laddove c'è povertà si vive nei contesti più inquinati, c'è più sovraffollamento, ci sono problematiche di varia natura. I poveri non vivono nelle aree residenziali, vivono nelle periferie dove c'è più inquinamento. Quindi il contrasto alla povertà è una misura sanitaria, non è semplicemente una misura di contrasto alla disuguaglianza, è anche una misura sanitaria, bisogna ricordarselo. Seconda causa di cattiva salute. Qual è la seconda causa di cattiva salute? 90.000 morti l'anno. L'inquinamento. Vedete, detta in questa logica, il lavoro che dovremmo fare come Servizio Sanitario Nazionale, dovremmo aver chiaro che la sanità, la salute dovrebbe essere parte integrante di tutte le politiche. Quando si fa un'operazione di cultura, piuttosto che di urbanistica, piuttosto che di scelta di come organizzare una città, la sanità dovrebbe essere sempre presa in considerazione come punto centrale di riferimento per capire dove stiamo andando. Detto questo, quindi inquinamento da combattere, effetto serra, alterazioni climatiche, poi ci sono i 7 big killer che dovremmo contrastare. È un fatto anche questo di cultura. Il big killer numero uno a livello individuale è il consumo di sigarette, è il fumo di tabacco. Ora magari c'è qualche fumatore che magari si può sentire anche. Io sono un tabagista che ha smesso di fumare. Oltre a medico sono anche un tabagista che ha smesso di fumare. I 7 big killer sono tabacco, alcol, sovrappeso, obesità, colesterolo, consumo di sale, ipertensione, diabete. Ok? Quindi questi big killer sono fatti individuali, però noi sappiamo benissimo che su questi killer
ci sono delle corporazioni, ci sono delle lobby che condizionano tantissimo la politica. E questo è evidente, big tobacco, big alcol, big food, poi abbiamo anche big pharma, che ovviamente sono elementi che in termini di cultura dovremmo fare una serie di operazioni importanti perché la politica sia autonoma rispetto a queste corporazioni. Guardate, io sono un antiproibizionista, non sono per convertire i campi di tabacco a grano o i campi o le vigne a grano. Sono un antiproibizionista, non sto entrando nel merito delle scelte personali, delle scelte individuali, però è importante accrescere la consapevolezza dei rischi. È importante che i rischi vengano percepiti, non che vengano allontanati, minimizzati, eccetera. Quindi da questo punto di vista bisogna fare una serie di attenzioni. Io per esempio sono molto preoccupato quando si modifica il codice della strada e si dice io lascio gli 0,5 di alcolemia alla guida perché due bicchieri di vino fanno bene alla salute. Perché è un messaggio, soprattutto se detto da un ministro, quando noi si pensa che il 50% dei morti sulla strada sono legati al consumo di bevande alcoliche e alla distrazione per il rallentamento dei riflessi, e di questi morti almeno 1000 sono sotto i 40 anni e gli incidenti stradali sono la prima causa di morte dei giovani, si sta facendo un'operazione che è davvero vergognosa e scandalosa per difendere una categoria che abbiamo visto è una corporazione forte anche rispetto al discorso dell'allevamento cellulare, come andrebbe chiamata la carne coltivata in termini di ipotesi di ricerca, perché al momento è comunque vietata perché l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare non l'ha ancora dichiarata sicura, ma bloccare la ricerca è da medioevalisti. Forse Villari ci può dare una mano su questo, però diciamo è una posizione retriva, reazionaria rispetto allo sviluppo, alla ricerca, ci fa rimanere indietro. Quindi bisogna ragionare anche su questo. Detto questo, noi abbiamo una proposta di legge depositata in Parlamento in cui in maniera decisamente ambiziosa noi chiediamo che il rapporto spesa sanitaria PIL sia almeno dell'8%. Vi dico, le regioni hanno proposto il 7,5. L'ipotesi emendativa condivisa con PD, AVS e Più Europa è quella di non stare al di sotto del 7% del PIL. Io credo che per recuperare 40 miliardi bisogna partire dall'8% del PIL. E allora io mi chiedo, siccome ci arriva la Germania, siccome ci arriva la Francia al 10% del PIL, non vedo perché l'Italia non ci debba arrivare. Ed è un modo per recuperare rapidamente il credito dei 40 miliardi che abbiamo. Secondo punto centrale è quello di togliere definitivamente il tetto alla possibilità di assumere personale nel Servizio Sanitario Nazionale. È un punto centrale perché se togli il tetto e assumi personale va da sé che riesce a fare una serie di operazioni fondamentali per l'abbattimento delle liste d'attesa senza dover ricorrere al privato convenzionato, perché le fai come erogazione diretta delle prestazioni senza doverle acquistare dal privato, e riesci a mettere personale per far funzionare il territorio. Quindi l'abolizione del tetto e l'assunzione del personale è fondamentale, altrimenti anche i soldi del PNRR per la realizzazione delle case della comunità e degli ospedali di comunità rischiano di rimanere delle cattedrali nel deserto, perché se sono senza personale non ce la facciamo. Pure si regalano direttamente. Certo, quindi diciamo finanziamento che serve all'assunzione di personale, che serve anche ad adeguare gli stipendi del personale almeno alla media europea,
e abolizione del tetto sono i punti centrali. Dopodiché, sempre nella proposta di legge, diciamo, con il fatto che io da qualche anno ormai sostengo che il DM 77 avrebbe dovuto essere il DM 69, il DM 77 è il decreto ministeriale che definisce gli standard territoriali della medicina di prossimità. Il decreto 70 è il decreto che definisce gli standard ospedalieri. È quel decreto che ha sottratto posti letto, di fatto. Il DM 70, il DM Balduzzi. Io dico, il DM 77 avrebbe dovuto essere il DM 69, doveva essere precedente al DM 70, doveva essere il territorio che sottraeva posti letto, perché funzionava bene e ne arrivava meno in ospedale. L'ospedale diceva, che me ne fo di tutti questi posti letto, li chiudo, funziona bene il territorio. È stata fatta l'operazione inversa, una follia. È stato deciso di togliere posti letto perché così si sarebbe costretto il territorio a funzionare. Una follia assoluta. Una follia assoluta, perché si è visto che il pronto soccorso è collassato dappertutto. Quello che veniva detto di una persona che è stata 40 giorni, ma c'è gente che ci sta, 40 giorni è l'eccesso, ma 10 giorni non è una novità. Una settimana non è una novità rimanere in una barella al pronto soccorso. Perché il pronto soccorso gli tocca ricevere tutti coloro che non riescono ad avere assistenza sul territorio, e poi c'è l'imbuto che nei reparti non ricevono i pazienti da dimettere per sottoporli alle terapie necessarie. Questo è una cosa folle. Noi siamo in alcune zone ad avere 1,2 posti letto per 1.000 abitanti, contro una media europea che è di 5,5. Contro la Germania che ce n'ha più di 8,8 posti letto per 1.000 abitanti. Cioè, vedete la follia dell'idea, siccome il sistema non funziona, riduco l'offerta così forse si riduce la domanda. Cioè, sembra che gli appendiciti o piuttosto i calcoli o i cancri si riducono se ti offri meno opportunità. No, non è così. Esattamente l'opposto. Quindi da questo punto di vista un'altra proposta che noi facciamo in questa proposta di legge è riportare alla media europea i posti letto ospedalieri. 5,5. Si comincia a rifinanziare in maniera specifica i servizi sanitari territoriali. Guardate, per far funzionare i servizi sanitari territoriali però bisogna anche aver chiaro che la politica non solo si deve emancipare dalle pressioni lobbistiche di Big Pharma piuttosto che di Big Tobacco o di altri soggetti, bisogna avere anche la capacità di essere indipendenti rispetto a certe corporazioni importanti, e mi riferisco al sindacato dei medici di famiglia. Se noi non facciamo un'operazione, la finge. Certo, però diciamo, io trovo davvero faticoso accettare il fatto che in molte aree del paese questo sistema corporativo dei medici di famiglia si oppone all'idea di lavorare all'interno delle case della comunità. Questo è il primo punto. Poi si può discutere del contratto. Io personalmente sono per il ruolo unico all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, ma questa è una questione su cui parliamone. Si può cominciare a pensare a una progressione, cioè i giovani medici che arrivano gli si fa scegliere se essere dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati, lasciando gli anziani a fare quello che vogliono fare. Ma c'è un punto: devono mettersi a disposizione delle case della comunità, perché attraverso
Ora, io non voglio abbattere nessuno, no? Sì, certo. Però lo dico proprio in questa logica. Noi dobbiamo farlo funzionare il territorio. Se non lo facciamo funzionare il territorio è un problema. E dobbiamo riuscire a farlo funzionare nel contesto del chronic care model, di una medicina proattiva che fa anche il discorso di prevenzione e di prevenzione delle recidive. E con la digitalizzazione, se lo fai in maniera adeguata, anche utilizzando gli ospedali di comunità, riesci a fare un'operazione per cui le liste d'attesa si abbattono in automatico, perché nei modelli delle malattie croniche si configura immediatamente dalla presa in carico del paziente tutto il percorso e gli appuntamenti necessari per il monitoraggio della malattia. È un elemento questo fondamentale, che vorrebbe dire decongestionare completamente i centri, i CUP, fondamentalmente. Nel disegno di legge, nella proposta di legge, noi pensiamo a un CUP unico, centralizzato, rispetto sia alle visite mediche e agli esami in attività istituzionale, che in intramenia, che rispetto al momento che noi vorremmo superare del convenzionamento esterno. L'agenda unica che dovrebbe garantire che te non fai la visita privata per saltare la fila, fai la visita privata perché vuoi essere visitato da quel medico, ma aspetti lo stesso tempo. L'agenda unica può consentire di fare questo tipo di operazione. Interrompo un attimo per dire un'altra criticità dovuta a questo fatto che i medici, gli infermieri in Italia sono pagati pochissimo, no? Cioè i giovani se ne vanno, questo è un argomento molto importante, ma alla causa, io sono stato medico ospedaliero per tanto tempo, cioè bisogna rivedere il concetto dell'intramenia, cioè l'intramenia è stata una scusa per dare più soldi ai medici non potendo darglieli nel contratto. Sono d'accordissimo. Questo ha creato una disparità tra chi può e chi non può arrivare alla visita privata. Questa è una cosa che a mio giudizio va abolita, l'intramenia. Cioè l'intramenia non si fa, o lavori in ospedale, basta, ma hai uno stipendio sui livelli europei. Perché l'intramenia è servita per dare... Sfondi una porta aperta. Con me sfondi una porta aperta. Assolutamente d'accordo. È uno degli obiettivi a cui vorremmo arrivare. Chiaramente, oltre a tutto, l'intramenia crea anche delle diseguaglianze rispetto alle specialistiche. Pensate che un medico del pronto soccorso in questo momento, o un infermiere del pronto soccorso in questo momento, che è forse l'eroe, come era stato chiamato durante il Covid, più significativo del Servizio Sanitario Nazionale, come possibilità di intramenia non ha niente. Ecco perché alcuni scappano dal pronto soccorso e poi vanno a fare gettonisti. Ecco un altro aspetto molto critico. Nella proposta di legge si affronta anche il tema dei modelli assicurativi privati, compresi vari aspetti del welfare aziendale, su cui noi siamo estremamente critici, perché uno, con la defiscalizzazione di questi oneri si sottrae fino a 5 miliardi di tassazione dalla fiscalità generale. Due, quel sistema assicurativo che spesso ha a che fare anche con sistemi sanitari privati è anche un sistema che induce bisogni e quindi crea problemi anche d'appropriatezza. È un elemento importantissimo, perché noi abbiamo sopra i 40 anni un numero impressionante, inappropriato, di elettrocardiogrammi che vengono fatti giusto per controllo, e magari ci scontriamo con il fatto che rispetto a quello che dovrebbe essere l'ideale in alcune aree del nostro paese è così. Io mi riferisco in questo caso, perché lo conosco meglio, alla Toscana, che è uno dei servizi sanitari nazionali ancora
considerato fra i migliori, io vi dico che un buon controllo della malattia diabetica prevederebbe almeno 2 glicate l'anno, 2 emoglobine glicosilate all'anno. In Toscana ne riesce a star dietro a questo protocollo soltanto il 25% dei pazienti. Il 75% non le fa 2 glicate l'anno. Sapete cosa vuol dire non farle e non monitorarla? Vuol dire insufficienza renale, vuol dire cecità, vuol dire piede diabetico, vuol dire ipertensione, vuol dire ictus, vuol dire infarto. Perché era una dei 7 big killer il diabete. Il contenimento della glicemia è un punto centrale di prevenzione rispetto alle altre patologie che pesano tantissimo. Allora, da un lato abbiamo l'eccesso inappropriato di esami richiesti per i check-up su cui campano e si promuovono le assicurazioni, perché spesso lo fanno all'interno di strutture che gestiscono direttamente loro. E poi, allo stesso tempo, magari nel chronic care model, uno di questi modelli che prevederebbe il controllo della compliance, dell'aderenza al trattamento, per esempio, delle terapie antipertensive, perché l'ipertensione è un altro dei big killer, non si riesce a essere proattivi nel territorio per monitorare e fare bene questo tipo di attività, cosa che potrebbe essere fatta senza bisogno di rivolgersi a degli specialisti. Basterebbe un medico di famiglia con degli infermieri del territorio che, con le strutture digitali che abbiamo oggi, sarebbe semplicissimo. Sarebbe facile controllare a casa tranquillamente un elettrocardiogramma di un cardiopatico piuttosto che una prova di funzionalità respiratoria di un insufficiente respiratorio. E magari, se c'è qualche dubbio, la fai vedere direttamente con la telemedicina allo specialista, non c'è bisogno poi di ricoverarlo perché hai dei dubbi. Vedete quanto si riuscirebbe a risparmiare? E questa cosa qui, secondo i calcoli che si è fatto noi, non costa tantissimo. Non costa tantissimo. Probabilmente, mettendo altri 4 miliardi, che è quello che noi si chiedeva come base iniziale, altri 4 miliardi, perché i 3 miliardi proposti da questa finanziaria non coprono nemmeno l'inflazione. I 3 miliardi di questa manovra finanziaria sono un definanziamento, perché soltanto rispetto all'inflazione e al contratto dei medici ce ne vorrebbe almeno 8. Almeno 8. Quindi, giusto per dirvi dove si sta andando. Finisco, perché l'ultimo punto che, diciamo, abbiamo preso in considerazione, oltre al discorso dell'appropriatezza, eccetera, è quello di cominciare a vedere un sistema di integrazione fra l'emergenza territoriale e il pronto soccorso. Il pronto soccorso, dal nostro punto di vista, deve essere un'interfaccia fra l'ospedale e il territorio, e quindi ci deve essere un'integrazione fra le due funzioni, anche per garantire l'expertise di tutti coloro che poi nel territorio si trovano ad affrontare le patologie tempo dipendenti. Perché un medico che sta tutto il tempo a lavorare sulla miata, dove ci sono, sì e no, 4-5 infarti l'anno, se rimane solo lì e non riesce a interfacciarsi in un percorso di expertise da sviluppare, diventa complicato. Poi vediamo come fare a far bene questo tipo di lavoro. Io mi fermerei su questo, vi ringrazio dell'attenzione, purtroppo mi tocca scappare. Se vuole il mio numero glielo do volentieri e poi ci sentiamo. Grazie. Ma allora cedo, la ringrazio moltissimo e spero che a voi. Su questa proposta facciate un intergruppo, facciate qualcosa. Ci proviamo.